Olio minerale usato. Italia campione di economia circolare. Raccolta e riciclo dell'olio minerale usato. L'Italia fa scuola di economia circolare in Europa grazie al consorzio CONOU, che in 36 anni di attività si conferma un esempio organizzativo virtuoso e riconosciuto a livello internazionale. I numeri sono quelli contenuti nell'ultimo rapporto di sostenibilità, che registrano nel 2019 un incremento nella raccolta del 2,5%. Un'attività che negli anni ha permesso di trasformare il rifiuto in risorsa. Noi in Italia raccogliamo praticamente il 100% dell'olio usato che si genera, e di questo olio usato il 99,9 viene indirizzato alla rigenerazione. Quindi fa sì che l'olio usato si riconverta in olio nuovo, che può essere destinato quindi ad una nuova vita. Ecco, quindi abbiamo completato quello che si chiama il ciclo dell'economia circolare al 100%. E devo dire, questo è sicuramente una cosa di eccellenza nel caso dell'olio usato in Europa, ma in generale è un'eccellenza assoluta in tutta la gestione dei rifiuti, perché un ciclo completamente chiuso come quello dell'olio minerale usato in Italia credo non abbia assolutamente nessun uguale. Resta centrale il tema della qualità della raccolta, considerati i potenziali rischi di miscelazioni improprie dell'olio minerale usato con altre tipologie di rifiuto, che possono inficiare la resa o la fattibilità stessa del processo di rigenerazione. Serve dunque uno sforzo in più, soprattutto da parte dell'industria. Ci lasciamo alle spalle un bel percorso. Direi che questo probabilmente non vuol dire che abbiamo raggiunto la meta a tutti i costi, perché ci sono degli spazi che indubbiamente vanno colmati. Direi che però non è più una responsabilità direttamente nostra e soltanto nostra. Riguarda da una parte la legislazione che si evolve e dall'altra parte il comportamento di altri operatori. Parlo in particolare di coloro che sono i produttori del rifiuto, la grande industria ad esempio, che evidentemente deve cominciare a trattare il rifiuto in una logica di economia circolare. L'esperienza del CONOU dimostra che una crescita sostenibile è possibile, e il contesto attuale, che vede il mondo impegnato nella lotta al Covid-19, richiama l'urgenza di adottare un piano di rinascita green, un impegno sul quale il governo italiano vuole concentrare tutti gli sforzi, a partire dal Recovery Fund. Su questo, ovviamente, ed è giustamente, il governo sarà giudicato, perché si mettono le basi per una nuova società, per il futuro del nostro paese. E ci sono alcuni elementi che devono essere presenti nel recovery, che è una visione d'insieme, non può essere la sommatoria semplicemente di richieste di vari ministeri. E purtroppo, anche qui, io ho visto varie leggi di bilancio, il rischio c'è su questi temi, perché ognuno vuole portare a casa un pezzo di finanziamenti, di idee che vengono dal proprio ministero. Serve una visione comune, ed è quello che il Presidente del Consiglio Conte sta imponendo sul Recovery Fund, cioè un progetto di visione comune e complessiva, senza sottostare a le giuste rimostranze del singolo ministro, del singolo comparto, anche dicendo di no. Questo è il no, spesso è fondamentale per partire e arrivare a un grande sì, ecco, su questo. E poi, l'avete detto, l'altra cosa su cui sarà giudicato il governo, ma il sistema paese, devo dire, complessivamente, sulla capacità di spendere questi soldi, perché veniamo anche lì da una tradizione negativa, che è quella dell'incapacità spesso di mettere a terra le risorse pubbliche, i finanziamenti pubblici, i fondi europei, abbiamo visto spesso sprecati, nei tempi previsti. Quindi visione d'insieme e pianificazione della spesa efficiente ed efficace, reale, sono i due punti più importanti del recovery.